Avete avuto stasera la possibilità di assaggiare i nostri prodotti e quindi di capire se incontrano il vostro gusto. L'associazione Venti del Sud opera nell'ambito del commercio equo e solidale. Noi nasciamo nella fine degli anni 90, ma ci costituiamo in associazione nel 2001, proprio costituendo l'associazione di volontariato, anzi di promozione sociale Venti del Sud, che per quanti già la conoscono sanno che è ubicata nel Corso Vittorio Emanuele, vicino alla cattedrale. Lì c'è la nostra bottega, la nostra vetrina, la vetrina su Trapani per il commercio equo e solidale. Noi portiamo avanti e ci inseriamo nell'ambito e nella progettualità del commercio equo e solidale come forma di commercio alternativo al commercio internazionale al quale siamo abituati ormai, col quale conviviamo, perché tutte le reti commerciali rientrano nella forma di commercio internazionale. Il commercio invece equo e solidale nasce negli anni 60 in Olanda con uno slogan che è proprio questo: vuoi cambiare il mondo? Inizia con una tazzina di caffè, che di per sé è uno slogan molto provocatorio, perché con una tazzina di caffè è la goccia nel mare. Però mi sa che qui ho l'auditorio perfetto per veicolare questa idea, perché sapete benissimo che io sono sola, però la mia goccia con l'altra goccia forma il mare, sicuramente qualcosa può cambiare, quantomeno come approccio e come mentalità, perché il commercio equo rientra nell'ambito di quello che è il consumo critico, quello che guarda al consumatore come consumatore responsabile, come consumatore non passivo, ma come soggetto che acquista perché una cosa è buona, è fatta bene e magari cerca anche di informarsi su come viene prodotta, e così sceglie se acquistare perché gli interessa, perché è necessario quel bene e perché è prodotto secondo giustizia, oppure decidere di non acquistare perché quel bene dietro non segue dei canoni di giustizia. E quindi ha un'attenzione ai lavoratori, quindi il commercio equo e solidale, ripeto, nasce in Olanda però poi si sviluppa in tutto il mondo. In Italia intorno agli anni 80 nascono le prime centrali di importazione che incominciano a gemellarsi, a organizzare dei progetti nei paesi di quello che viene definito terzo mondo, da noi è invece chiamato soltanto sud del mondo, perché i paesi del Brasile, dell'America Latina, l'Asia rientrano soltanto al di sotto dell'emisfero, non è che c'è un primo, un secondo, un terzo mondo, è più una convenzione nell'ambito del commercio internazionale chiamare questi paesi terzo mondo. Noi lo chiamiamo paesi del sud del mondo, che sono di fatti produttori mondiali. Cioè, noi siamo soltanto consumatori, quindi il caffè che voi state bevendo stasera, che avete bevuto stasera, l'orzo, poi la pasta o i fagioli, sono le stesse cose che noi mangiamo e che ci vengono impacchettate da altre centrali di importazione e altre fabbriche. Di fatto però vengono prodotti, quantomeno il caffè e la cioccolata, nell'America Latina, nell'Asia e nell'Africa, e quindi quello che noi mangiamo di fatto non è diverso da quello che proponiamo nell'ambito del commercio equo, quello che siamo abituati a mangiare, è diverso il modo con cui ci viene proposto. Quindi il commercio equo come opera? Qual è la sua finalità? Quella di guardare innanzitutto ai produttori come persone, non soltanto come meri lavoratori, quindi si guarda come devono produrre, si garantisce loro una... innanzitutto c'è la garanzia dell'acquisto, quindi ci sono delle forme di progettualità, quindi la mia richiesta, la richiesta delle centrali di importazione del prodotto non è annuale, si fanno dei programmi, si programma una produzione assicurando ai produttori poi l'acquisto a fine produzione, quindi si garantisce nel tempo la possibilità appunto di vendere questi prodotti. Poi spesso il 50% dell'acquisto viene già pagato col prefinanziamento, quindi noi garantiamo a questi poveri produttori di avere già prima del raccolto la possibilità di un finanziamento, di un autofinanziamento per provvedere ad eventuali assicurazioni, proprio per l'acquisto poi delle sementi, degli attrezzi anche di lavoro. E poi c'è uno sguardo anche c'è un'attenzione particolare a quella che noi chiamiamo biodiversità, salvaguardia anche rispetto della natura, quindi non andremo mai in una piantagione dell'America Latina a portare,
pomodoro piuttosto che il cacao, appunto, che è una produzione locale. Quindi il rispetto di quella che è la biodiversità e quella che è la produzione locale, fondamentalmente. E poi, soprattutto, come viene stabilito il prezzo? Le centrali di importazione del commercio equo fanno, diciamo, da sponda tra noi consumatori, noi botteghe, poi voi consumatori e noi consumatori e questi produttori, perché cercano di organizzarli in cooperative in modo tale che non si trovano soli a competere con le multinazionali. Quindi organizzati in cooperative hanno la possibilità di darsi innanzitutto un'organizzazione democratica, un minimo di regole, anche la condivisione degli strumenti, che è una cosa fondamentale. Il povero agricoltore che deve comprare i macchinari tutto da solo deve fare un investimento notevole, invece organizzati in cooperative, mettendo in comune, grazie anche appunto a questo prefinanziamento da parte del commercio equo, che è garantito dal commercio equo, hanno la possibilità di produrre e anche in grandi quantità, quindi migliorare la loro produzione. Dopodiché il prezzo viene stabilito con loro, cioè quanto vi costa produrre un sacco di cacao? Beh, c'è la manodopera, c'è appunto l'assicurazione, perché consideriamo che sono sempre paesi dove c'è l'esondazione del fiume in Asia con i monsoni, e quindi spesso la loro produzione viene pregiudicata. Non sono, diciamo, rare le notizie anche al telegiornale di popolazioni che hanno perso le loro case, i loro terreni. Quindi noi pensiamo che poi sono economie distrutte, fondamentalmente. Garantire a loro, nonostante quello che gli succede, la possibilità di avere un minimo di finanziamento per poter andare avanti è sicuramente una garanzia di vita, di dignità, perché di fatto il commercio equo non è una beneficenza. Quando voi comprate un pacchetto di caffè non è che i soldi vanno in beneficenza, noi andiamo a remunerare in modo equo questi lavoratori, chiedendo appunto a loro il prezzo della produzione. E quindi dov'è il risparmio per noi, in modo tale da poterci consentire di entrare nel mercato in modo anche concorrenziale? Il risparmio è soprattutto nei costi pubblicitari. La pubblicità nel commercio è fatta dal consumatore principalmente, quindi quando voi trovate un prodotto di vostro gradimento, attenzione, il nostro interesse è sapere se c'è il gradimento dall'altra parte. Quindi rispetto a un negozio dove voi andate, comprate e poi come va, noi abbiamo tutto l'interesse di sapere se quello che viene venduto all'interno del commercio equo e incontra il gradimento del consumatore, proprio perché poi c'è un ritorno verso la produzione, cioè le centrali di importazione cercano di migliorare insieme ai produttori l'offerta loro, in modo tale che questa offerta incontri poi la domanda. Pensiamo all'artigianato, magari loro hanno un tipo di produzione ma con disegni o una lavorazione che può non incontrare il nostro gusto, e noi, nel rispetto del loro modo di lavorare, cerchiamo di indicargli il modo perché quel prodotto incontri poi il gusto del consumatore europeo. Quindi fondamentalmente c'è maggiore attenzione al produttore e maggiore attenzione al consumatore, quindi è giusto ed equo soprattutto per questo. E diciamo che la motivazione di base che ha spinto nel 60 gli olandesi a questo approccio diverso verso i paesi del sud del mondo è che l'assistenza, la beneficenza è a fondo perduto. In questo modo noi incentiviamo un'economia, la miglioriamo, ci miglioriamo anche noi, perché di fatto il consumatore del commercio equo acquista la sua capacità di scelta, e dall'altra parte non facciamo altro che dare del lavoro a chi vuole lavorare, un lavoro però che sia dignitoso, perché non è possibile che un sacco di cacao nelle bilance delle multinazionali, invece di pesare, che so, un chilo pesa 800 etti e poi alla fine 800 etti, 800 grammi, scusate, 800 grammi, e invece lo stesso sacco di cacao all'interno delle bilance del commercio equo e pesa un chilo. Quindi voi capite che vengono presi in giro anche solo sulla pesatura del prodotto. Quindi ci sono, questa indagine l'ha fatta Report per noi, chi può andare a cercare negli archivi di Report trova che proprio per verificare se il commercio equo era così buono, anche Report, conosciuto in tutta Italia come canale di informazione privilegiato che va un po' a scandagliare le realtà un po' più nascoste, è andato a verificare e ha visto che effettivamente il commercio equo opera a vantaggio dei produttori.
E quindi dico, l'altra immagine, qual è la logica del commercio equo? Vi condivido con voi un messaggio, una frase. Ed un mercante disse, di un profeta indiano, ed un mercante disse, parlaci del comprare e del vendere. Ed egli rispose, la terra vi elargisce i propri frutti e questi non vi verranno mai a mancare se solo saprete riempirvene le mani. E nello scambio dei beni della terra che troverete l'abbondanza e sarete sazi. Proprio questo rapporto di scambio però equo. Tu produci, io acquisto, ma in modo equo. Andiamo avanti. Però la logica qual è? Se lo scambio non viene fatto con amore e generosa giustizia, condurrà alcuni all'avidità ed altri alla fame. Non vi dico nulla di nuovo. Andiamo avanti. Quindi, ricapitolando, proprio per avere un po' cognizione di quella che a livello economico è la funzionalità e l'organizzazione del commercio equo, ci sono dei criteri a livello mondiale, stabiliti a livello mondiale per tutti gli operatori del commercio equo. E questi criteri come operano nello specifico? Garantiscono la trasparenza del prezzo, quindi ci sono delle schede per i singoli prodotti che specificano i vari costi, quindi il costo al produttore, il costo dell'importazione e il consumatore li può leggere. La novità è questa, che c'è maggiore informazione per il consumatore. Il prezzo equo con il prefinanziamento di cui vi parlavo, ovviamente un'opportunità per i produttori economicamente svantaggiati, perché quello che vi dicevo era proprio questo, cioè se noi li mettiamo insieme, li aiutiamo ad organizzarsi, in questo modo sicuramente per loro c'è maggiore vantaggio nella produzione. La tutela dell'ambiente, dicevo, il rispetto delle coltivazioni locali e la democrazia rispetto ai diritti. Ovviamente la condizione per entrare a far parte del commercio equo è che anche all'interno delle cooperative di produttori ci sia il rispetto per il lavoro delle donne, per i minori, perché spesso anche in queste realtà non è facile trovare che c'è chi lucra a danno degli altri, e quindi noi dobbiamo vigilare su questo, perché se li mettiamo li organizziamo in cooperative e poi alla fine c'è sempre quello che fa in siciliano lo scapuzzello, non abbiamo combinato nulla, quindi c'è una vigilanza anche su questo. Andiamo avanti. Questo è un'immagine, ho voluto riprodurvi questa scheda un po' dove si evince che per quanto riguarda il cacao, quella linea che vedete sotto è la linea che indica il prezzo e le oscillazioni del prezzo del cacao nelle borse internazionali. E quella invece, la linea più retta, è quella che indica il prezzo del cacao negli stessi anni. È un po' datata, però è quella che ho trovato, che potevate visualizzare al computer, ecco perché ho preso questa. E come vedete, noi garantiamo, il commercio equo garantisce maggiore continuità anche nel prezzo, e questo è sicuramente importante per il produttore, perché sanno a quanto venderanno non soltanto domani ma anche tra un anno e un paio d'anni. Andiamo avanti. Quindi il messaggio fondamentale che noi vogliamo dare, che un po' accomuna tutti noi volontari del commercio equo e tutti coloro che credono che per fare un mondo migliore non si debbano fare grandi scelte, ma anche partire dal concreto, da piccoli gesti, dire no, ma un no informato. La giustizia non si costruisce solo lottando contro ciò che non va, la giustizia si costruisce anche cominciando ad attuare subito l'alternativa, non foss'altro per testimoniare che cambiare è possibile e per indicare in quale direzione dobbiamo andare. Quindi passare dal dire al fare, con piccoli gesti. Non sono soltanto i prodotti che trovate in bottega. L'idea del commercio equo, dicevo prima, si inserisce nell'ambito di una linea di pensiero molto più ampia, che è quella del consumo critico, cioè quella di acquistare sapendo cosa ci sta alla base. Ora, non si può fare per tutto, però si può sicuramente iniziare. E in questa ottica volevo un po' condividere anche un'informazione. Girando sempre noi, come per informarci, dobbiamo utilizzare come tutti internet. Preparandomi per un altro incontro, ho avuto modo di conoscere una realtà forse a molti sconosciuta, che è quella della sabbiatura dei jeans. Quindi volevo un po' informarvi su quella che è la nuova campagna, una delle ultime campagne lanciata da Abiti Puliti,
che è quella contro la lavorazione e la sabbiatura dei jeans, cosiddetta, sembra una cosa molto tecnica. Di fatto vi do l'immagine di riferimento. Vi ricordate, e sicuramente tutti noi abbiamo negli armadi quei bellissimi jeans chiari, un po' spacciati, un po' vintage? Benissimo, questi jeans vengono fatti con una modalità, per chi non lo sapesse, altamente nociva per l'uomo. La lavorazione è manuale e funziona così: viene lanciata ad alta pressione della sabbia quarzifera su questi jeans. Ovviamente la sabbia quarzifera lanciata ad alta pressione si sfarina, detto in termini molto terra-terra, e produce, si decompone ovviamente, e quella che emerge è la polvere di silice. La polvere di silice è altamente nociva per l'uomo perché respirata comporta gravi malattie polmonari, in alcuni casi si è scoperta anche essere cancerogena. In Turchia il governo turco ha bandito la lavorazione dei jeans con la sabbiatura. In Italia, non andando tanto lontano, nelle Marche, cosiddetta Valle dei Jeans, la produzione invece continua, e molte delle marche più famose, tra cui Armani, Roberto Cavalli, non si sono ancora adeguate, nonostante stimolate da questa campagna di informazione a cambiare il tipo di produzione, insistono, persistono. E si salvano Levi's, hanno incominciato a cambiare un po' la loro produzione H&M, e poi altre. Se andate su Centro Nuovo Modello di Sviluppo, basta cliccare sabbiatura dei jeans, viene fuori un'informazione terrificante, si scoprono veramente cose assurde, che solo per avere un paio di jeans alla moda si rischia ovviamente il peso, il sacco ecologico, non solo ecologico ma anche umano, di un paio di jeans, la morte di un uomo. Ed è una cosa che noi possiamo benissimo contrastare dicendo soltanto: io quei jeans non li compro. E la campagna proprio ha questo come obiettivo, quello di, ci sono quattro azioni possibili: firmare una petizione, fare delle foto e metterle su Facebook utilizzando le immagini che sono degli slogan che possono essere fotografati insieme a noi e quindi poi messi su Facebook. Ma la cosa più bella è quella, la provocazione maggiore è quella di andare nei negozi e dire: bene, io questo jeans non lo compro, e far vedere e far conoscere magari agli stessi negozianti che nemmeno lo sanno che quel tipo di produzione è sbagliata, e condividerlo, ecco, il consumatore informato che si fa, che veicola l'informazione agli altri. Io chiudo qui in modo tale da lasciare spazio ad altri. Non posso che ringraziare voi per tutta l'attenzione e mi auguro che o sarete fruitori e nostri consumatori alla bottega, o comunque consumatori più responsabili. Grazie a Giovanni e a tutti voi.